In quei giorni si alzò nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di far uscire gli apostoli per un momento e disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini. Ma fu ucciso e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del censimento, e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora perciò io vi dico, non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta, ma se viene da Dio non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio». Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno nel tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa. Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa. Alleluia! Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo:
dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanti ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questa frase di questo passo ci fa pensare. Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. È quello che aveva in mente Gesù quando disse a Filippo: dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare. Ma lo diceva per metterlo alla prova. Lui sapeva. E qui si vede l'atteggiamento di Gesù con gli apostoli. Continuamente li metteva alla prova per insegnarli. E quando loro erano fuori il limite, fuori quella funzione che dovevano fare, li fermava, li insegnava. Il Vangelo è pieno di questi gesti di Gesù per far crescere i suoi discepoli per diventare pastori del popolo di Dio. In questo caso vescovi, pastori del popolo di Dio. E una delle cose che Gesù amava di più era essere con la folla, perché anche questo è un simbolo dell'universalità della redenzione. E una delle cose che più non piaceva agli apostoli era la folla, perché loro gli piaceva stare vicino al Signore, sentire il Signore, sentire tutto quello che il Signore diceva. In questo oggi sono andati lì a fare una giornata di riposo, dice le altre versioni, negli altri Vangeli, e tutti e quattro ne parlano. Forse siano state due, moltiplicazione dei pani. E venivano da una missione, il Signore ha detto: ma andiamo a riposarci un po'. E sono andati lì e la gente se n'è accorto.
se ne accorse dove andavano per il mare e hanno fatto il cerchio e li aspettate lì. E i discepoli non erano felici perché la gente, la folla, aveva rovinato la Pasquetta. Non potevano fare questa festa col Signore. E malgrado, e Gesù incominciava a insegnare, loro ascoltavano, poi parlavano fra loro e passarono le ore, le ore, le ore. Gesù parlava e la gente felice. E loro dicevano, ma è la nostra festa è rovinata, il nostro riposo è rovinato. Ma il Signore cercava la vicinanza con la gente e cercava di formare il cuore dei pastori alla vicinanza col popolo di Dio per servirli. E loro, si capisce questo, sono stati eletti e si sentiva un po' un cerchio privilegiato, un ceto privilegiato, no? Una, diciamo così, un'aristocrazia, per dirla, no? Vicini al Signore. E tante volte il Signore faceva gesti per correggerli. Per esempio, pensiamo con i bambini. No? Loro custodivano il Signore. No, no, non avvicinare i bambini che molestano, no, 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 disturbano. No, no, i bambini con i genitori. E Gesù, che vengano i bambini. E loro non capivano. Poi hanno capito. Poi penso alla strada verso Gerico, quell'altro che gridava, Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. E questi, ma sta zitto che fa il Signore, non disturbarlo. E Gesù diceva, ma chi è quello? Fatelo venire un'altra volta il Signore. E così gli insegnava quella vicinanza al popolo di Dio. È vero che il popolo di Dio stanca il pastore. Stanca. Quando c'è un buon pastore si moltiplicano le cose perché sempre la gente va dal buon pastore per un motivo o per l'altro. Una volta un grande parroco di un quartiere semplice, umile della diocesi aveva la canonica come una casa normale delle altre e la gente bussava alla porta o bussava alla finestra perché a ogni ora. E una volta mi disse, ma io avrei voglia di murare la porta e la finestra perché mi lasciano riposare. Ma lui se ne accorgeva che era pastore e doveva essere con la gente. E Gesù forma, insegna i discepoli, gli apostoli, questo atteggiamento pastorale che è la vicinanza al popolo di Dio. E il popolo di Dio stanca, perché sempre ci chiede cose concrete, sempre ti chiede qualcosa concreta, forse sbagliata, ma ti chiede cose concrete. E il pastore deve accudire a queste cose. Nella versione degli altri evangelisti, quando fanno vedere Gesù che sono passate le ore e la gente doveva andarsene perché cominciava il buio, e dicono così, ma congeda la gente perché vadano a comprare per mangiare, proprio nel momento del buio, quando incominciava il buio. Ma cosa avevano loro in mente? Almeno fare un po' di festa fra loro, quell'egoismo non cattivo, ma si capisce, di stare col pastore, stare con Gesù, che è il gran pastore. E Gesù rispose también, per mettere la prova, dateli voi da mangiare. E questo è quello che Gesù ci dice oggi a tutti i pastori. Dateli voi da mangiare. Sono angosciati? Dateli voi la consolazione. Sono smarriti? Dateli voi una via di uscita.
sono sbagliati, datele voi per risolvere i problemi, datele voi. Il povero apostolo si sente che deve dare, ma di chi riceve? E Gesù ci insegna, dallo stesso che riceveva Gesù. Dopo questo concede agli apostoli e va a pregare, dal Padre, dalla preghiera. Questa doppia vicinanza del pastore è quello che Gesù cerca di aiutare a capire gli apostoli perché diventino grandi pastori. Ma tante volte la folla sbaglia. E qui ha sbagliato, no? Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questo è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo. Forse, non dice il Vangelo, ma qualcuno degli apostoli gli avrebbe detto: ma Signore, approfittiamo questo e prendiamo il potere, così, eh? E un'altra tentazione, Gesù gli fa vedere che quella non è la strada. Il potere del pastore è il servizio, non ha un altro potere. E quando sbaglia su un altro potere, si rovina la vocazione. E diventano, non so, gestori di imprendimenti pastorali, ma non pastore. La struttura non fa pastorale. Il cuore del pastore è quello che fa la pastorale. Il cuore del pastore è quello che Gesù ci insegna adesso. Chiediamo oggi al Signore per i pastori della Chiesa, perché il Signore li parla sempre, li ama tanto, ci parli sempre, ci dica come sono le cose, ci spieghi e soprattutto ci insegna a non avere paura del popolo di Dio, non avere paura di essere vicini.